Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlarvi della settima puntata della seconda stagione di Stranger Things intitolata, e mo scordo sempre, intitolata The Lost Sister, ragazzi, puntata tutta dedicata a 11 per altri Jane, perché ovviamente nella scorsa puntata non si è vista traccia, non si è vista traccia di questa bambina con superpoteri. Una puntata molto interessante. Soprattutto gli ultimi 10 minuti, gli ultimi 10-15 minuti sono stati davvero un capolavoro, mentre invece i primi 30-35 un po' lenti, comunque gli sceneggiatori avevano bisogno di sviluppare, cioè di introdurre in un primo momento e poi di sviluppare certi personaggi, ragazzi, e sono i personaggi che si sono visti nei primi 5 minuti della prima puntata della seconda stagione, ragazzi, che erano completamente scomparsi dallo schermo per 6 puntate. E adesso abbiamo capito perché, abbiamo questa ragazza, come si chiama? Kali, chiamiamola 8, ecco, che ha gli stessi, insomma, ha poteri così come ce li ha Jane, così come ce li ha 11, e i suoi poteri sono quelli di far vedere cose alla gente, far vedere cose che in realtà non esistono, far vedere cose che in realtà non ci sono. È un potere molto fico, mazza, è davvero bello. Sto riconsiderando la mia vita in questo momento, a parte le cazzate. Una puntata, sì, interessante, soprattutto, ragazzi, gli ultimi 15 minuti. Allora, che cos'è che succede? Praticamente 11, grazie alla sua connessione, diciamo, con la madre, diciamo che scopre dell'esistenza di questa presunta sorella, ecco, che in realtà non è la sorella, però era anche lei racchiusa nei laboratori di Hawkins per i suoi poteri. Quindi si rincontrano e lei ovviamente fa parte di una specie di gang che ruba, una gang che uccide, e diciamo fuori legge, chiamiamoli fuori legge, ecco. Fuori legge, e 11 in un primo momento si unisce a loro per voler vendicare la madre, ecco. E io, mentre lei stava uccidendo quell'uomo, pensavo tra me e me: no, ti prego, questo non sta succedendo perché abbiamo bisogno della 11, della Jane, abbiamo bisogno della Jane della scorsa stagione, questo diciamo che è un colpo di scena troppo, diciamo, è un'esagerazione nel percorso evolutivo del personaggio. Poi alla fine mi ha smentito alcuni secondi dopo, ecco, quando lei smette di strangolare il cattivo, e vedendo ovviamente che ha due figlie, quindi scena molto toccante, quindi percorso evolutivo riassestato, ottimo, ottimo. E poi c'è lei che, usando i suoi poteri, ecco, scopre che Mike, lo sceriffo Hopper e tutti gli altri sono in pericolo perché non so che cavolo sta succedendo a Hawkins, il panico totale. Ovviamente questa è una puntata che si svolge durante la puntata 6, quindi mentre si stanno svolgendo gli avvenimenti della puntata 6, si sta svolgendo anche questa storyline, il che ha molto senso, perché poi si unirà tutto ovviamente nella prossima puntata, nella penultima puntata della stagione. Quindi lei decide di andare dai suoi amici, decide di mettere da parte la sua vendetta personale nei confronti di chi ha fatto male a lei e a sua madre e anche alla sorella Kali, e decide di lasciare la gang,
e tornare appunto dai suoi amici per salvarli. Significativo il discorso, la conversazione che hanno le due sorelle, sorelle tra virgolette, verso la fine, quando lei dice: loro non possono salvarti. No, è vero, però io posso salvare loro. Frase che tra l'altro io ho pronosticato 2 secondi prima, quindi ho azzeccato. Sono fiero di. Sono con, posso dirlo, posso, sono fiero di dirlo, ecco. Quindi sì, lei tornerà ad Hawkins, lei tornerà a salvare la situazione, ecco, perché lei è l'unica probabilmente che può farlo. Sinceramente non ho capito gli ultimi 2 minuti della puntata, secondo me molto inutili, ecco. Sono sicuro che volevano fare quel taglio, diciamo, quel taglio del vetro, ecco, del vetro con Cali che si rispecchia e poi a un certo punto compare la sagoma di 11 e si taglia alla scena successiva. Volevano sicuramente fare quello, perché sennò non si spiegano gli ultimi 2 minuti della puntata, completamente inutili ai fini della trama, ecco. Ma ditemi che cosa ne pensate, ecco, nei commenti, lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo alla recensione della prossima puntata, ragazzi. Sta per finire questa stagione, che mi sta piacendo particolarmente, ecco, ma non quanto la prima. Ciao!